Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi siamo ancora qui con Resident Evil 2. Stiamo utilizzando Leon, quindi nella parte della campagna comunemente denominata come B. Ora andiamo a fare un po' d'ordine qua nell'inventario perché c'è un vero casino. Questa la andiamo a mettere magari qua su. Ottimo. Poi andiamo a riprendere anche la pistola e i relativi proiettili. Poi, visto che ho un bel po' di proiettili, direi che li andiamo ad accorpare. Questo lo mettiamo qui. Ottimo. No, mettiamo qui il fucile, qui i proiettili e prendiamo anche la manovella. La magnum me la vado a mettere giù, perché sennò lì me la dimentico sempre. E boh, direi che non avremo bisogno di altro almeno per adesso. Quindi equipaggiamo la pistola e andiamo un po' avanti. Allora, qui c'è un documento. Fax del direttore delle fogne. Lista degli impianti di collegamento per l'utente. Il primo e il terzo mercoledì del mese, Angelica Margaret, capo della manutenzione, utilizzerà gli impianti. Ricordatevi di ridurre il livello di umidità azionando il ventilatore, dato che le apparecchiature che utilizzerà sono sensibili al vapore acqueo. Il 28 di ogni mese, il trasportatore di sostanze chimiche Don Weller utilizzerà gli impianti. Le sostanze chimiche che trasporterà sono molto volatili. Durante il trasporto si dovrà usare estrema cautela. Il 6 e il 16 di ogni mese, il capo della polizia Brian Irons visiterà gli impianti per partecipare alle riunioni ordinarie del laboratorio. Il quarto venerdì di ogni mese, William Birkin utilizzerà gli impianti per svolgere un seminario di addestramento per la filiale di Chicago dell'Umbrella Corporation. Dato che la probabilità di un attacco a Dr. Birkin sarà molto alta, prendete tutte le possibili misure di protezione. Verrete informati di tutti gli altri possibili visitatori e, se necessario, di quando arriveranno. Portate questi individui sani e salvi a destinazione. Ci aspettiamo solamente il meglio da voi. Charles Coleman, caposegreteria, quartier generale dell'Umbrella. Ok, quindi penso sia... ci parli soltanto di un po' di curiosità su questo... che riguardano questo posto. Quindi qui troveremo qualche proiettile. E se non ricordo male... eccolo qua, spray medico. Ovviamente possiamo andarlo a lasciare perché... almeno da quello che mi ricordo, qui non dovremmo correre particolari pericoli. Ovviamente questo armadio qui lo possiamo spostare. Si nota anche da come è posizionato, da come è disegnato anche. Come sempre io vi ricordo di lasciare un like, ovviamente se i video vi piacciono. Sì, andiamo a portare il magazzino. E mi iscrivo al canale per incentivarmi a portare sempre contenuti beneditati e diversi da quello che si nota solitamente su YouTube. Allora, qui va accesa questa lampada perché sennò non vi fa esaminare praticamente nulla. Ovviamente noi abbiamo il nostro fido accendino. Cosa c'è qui? Ah, altre cartucce magnum, molto bene. Ne abbiamo già parecchie, però, insomma, non guasta mai averne qualcuno in più. E qui vedo l'altra lampada, sì. Come no? Ah, sono davanti alla... boh. Per un millimetro. Qui ci sono le cartucce. E direi che non c'è altro qui da raccogliere, quindi possiamo tornare su da Ida e proseguire. Ok. E, sì, adesso dobbiamo prendere questo piccolo ascensore montacariche qui. Ada!
Leon che si becca un proiettile per... That woman was... I have to talk to her. Ma lei tranquilla, proprio... Proprio, cioè, non... Ha perduto conoscenza in seguito allo shock subito per la ferita da proiettile. La ferita non sembra mortale. La mappa per adesso possiamo lasciarla qui. E... Ok. Che strano. Ah no, sono... Ok, pensavo fosse musica, invece sono... Le zampate dei ragni. Devo far vedere questa curiosità. Dove... Ah, Ada riesce a... A identificare uno dei soldati. Mentre poi Leon invece non... Non ci riesce. Cavolo. Mica mi ha avvelenato. No, meno male. Perché sennò sarebbe stato un po' un casino, perché con lei non ho erbe a disposizione. Qui andate dritto, sennò ci acchiappano sti insetti ed è poco piacevole. Ok. Regolatore del ventilatore. Inserire la manopola dalla valvola e ruotala per regolare la velocità del ventilatore. Va bene. Don't move. Cavolo che mira. Avrò usato il Dead Eye di Red Dead Redemption. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that? L'ha visto. It looks exactly like the one I gave Sherry. È quello. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Oh, datti una calma. Vado. Too bad. Ah, ma la roba peggiore è farsi un bagno poi nelle acque che stanno là sotto, quindi... Non è stato tanto il pugno o la caduta, ma... Quello che l'aspetta sotto. Ce lo fa esaminare? No. Ok. E di qui? Infatti mi sembrava strano. Che brocche. Quindi non fa... non ci fa esaminare nulla, non ci fa raccogliere nulla che possa servirci dopo. Lì. Qui non c'è niente. Scendiamo giù. Ah, ok. Ada?
Ah, sei andato un po' lontano. Quindi prendiamo la mappa. Tanto facciamo giusto per completezza, perché tanto non ne ho bisogno. Conosco ormai a memoria praticamente ogni antro di questo gioco. Ok. Allora, adesso andiamo da questa parte qui. Mi sembra che qui c'è un ragno, dobbiamo stare attenti. No, per fortuna no. Recuperiamo qui uno dei medaglioni. E qui una chiave piccola. Ora vi starete chiedendo, visto che nella centrale abbiamo aperto tutto, perché ci dà un'altra chiave piccola? E adesso vi faccio vedere. Ci sono delle macchie di sangue sparse. Ok. Quindi ritorniamo sui nostri passi. Possiamo andare da questa parte. Se non vado errato, da qui si scende nello scenario A. Probabilmente sì. Ovviamente questa borsa contiene qualcosa di utile. Guarda lì. Ma possiamo fare anche una bella mistura, perché tanto... Possiamo fare una bella mistura, perché tanto stiamo pieni di erba. Quindi sì, facciamone una da due. Magari una la tengo libera, sempre se magari dovessimo trovare poi più avanti qualche erba rossa. Quindi questa la mettiamo assieme ad altre misture. Questa piazziamo qui, questa qui e questa qui. Ora la chiavetta piccola la teniamo, sì. E lasciamo soltanto i proiettili della magno, perché tanto per adesso non ci serviranno. Quindi gli armadietti, c'è qualcosa, un vecchio armadietto, ok. Eh sì, perché è stato svuotato da Claire, forse. Dove siamo qui? Qui non mi ricordo. Non ho idea di dove siamo adesso qui. Ah, di qui mi sembra che poi si torna, sì, qui si torna indietro poi al passaggio segreto dove veniva sconfitto, veniva ucciso, scusate, Irons, e c'è poi quel mostro da affrontare con Claire. Quindi no, possiamo tornare completamente indietro di qua. Che poi Claire arrivava lì dove c'era quello zombie che abbiamo dribblato prima e Sherry cadeva sotto. E, ok, quindi qua possiamo utilizzare la chiavetta piccola e si aprirà un altro magazzino. C'è qualcosa che luccica? Ah, beh, altre cartucce, molto bene. Qui c'è uno zombie incastrato fra gli scaffali. No, perché? Possiamo evitarlo molto semplicemente. Poi lì c'è il cunicolo dove si era infilata Sherry prima. Piccola curiosità, quando avevo ripreso in mano questo gioco dopo veramente tanti anni, dopo che ci giocavo assieme a mio fratello da piccolo, questa stanza dove è quello zombie incastrato me la ricordavo, ecco qui cade Sherry, qui era anche inutile venire qui. Questa stanza dove era questo magazzino dove è incastrato quello zombie me lo ricordavo molto più lontano. Addirittura me lo ricordavo
in mezzo alla stanza dove ci sono, dove c'è la falena verso la fine. E il cancello, diciamo, che poi ci apre l'area finale dello scontro finale. Quindi erroneamente ricordavo che si trovasse lì, invece no. E allora, io direi che qui possiamo lasciare, visto che ci troviamo, i proiettili della Magnum. No, non me li voglio portare presso. Ovviamente se avete necessità di salvare, fatelo. Ma non credo ci servirà al momento, comunque vedremo. Ok. Ora mi pare che noi non possiamo andare verso il passaggio che ha, diciamo, dove Ada si è scontrata con Annette. Perché, diciamo, la potenza delle pale sarà troppo forte, troppo alta. In fondo alla scala c'è un condotto di ventilazione, non posso entrare perché il ventilatore è troppo veloce sotto. E quindi dicevo, se poi andiamo ad esaminare quel soldato laggiù, questo potevo evitarlo. Sì, potevo evitarlo. Vabbè, almeno abbiamo la scusa per usare un'erbetta poi dopo. Dicevo, se andiamo ad esaminare poi uno dei... di soldati laggiù, non... Leon non ha nessuna interazione, anzi studia più che altro, va ad esaminare più che altro la grata che non il soldato. Ne ho bisogno? Non so se me lo fa usare. Qui che escono le erbe blu, puoi usarle. Adesso ne ho bisogno, ok. Bene, bene, quindi non mi ha avvelenato. Potevo evitarlo, insomma, però vabbè. Ho girato troppo stretto, ho preso troppo stretta la curva. E quindi andiamo a posizionare la manovella. Quindi lì è dove Ida era passata prima. Adesso viene calato, possiamo passarci noi. E se non vado errato bisogna anche girarlo di nuovo. Ok, adesso ho capito cosa dobbiamo fare adesso. Se c'è un nastro qui, salvate, perché potrebbe servire. Ok. Ok. Cartuccio e fucile. Non fanno mai male. Dovrebbe esserci un nastro, vediamo. Qui non c'è. Sì, qui c'è. Quindi se vi serve, salvate, perché adesso è indispensabile. Andiamo qui. Non mi ricordo se adesso spunta di nuovo il coccodrillo. Forse l'avevamo già battuto con Claire. Qui non c'era un cartello che diceva, che indicava la bombola. No. No. Quindi o l'abbiamo già usata e non mi fa leggere il cartello. Perché sennò è strano. Quindi ho detto una cavolata, non serviva a salvare lì. Mi sembra che abbiamo già battuto il coccodrillo. Non ricordo perché l'ho lasciato perdere per troppo tempo.
just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Questa qua gli è morto il ragazzo ed è tranquillo. Quindi possiamo proseguire. Ah, qui possiamo andare poi ad esaminare quello che Eda non poteva esaminare, quindi andiamo a prendere l'altro medaglione. Adesso vedrete a cosa ci serve. Il cadavere di un addetto alla manutenzione delle fogne. Bene. Diario del direttore delle fogne. 28 giugno. Era da un po' che non vedevo Don, ma oggi l'ho incontrato e abbiamo fatto due chiacchiere, quando abbiamo finito di lavorare. Mi ha detto che fino a ieri è stato a letto malato. Non mi sono sorpreso, considerato da quant'è che lavora qui. Mentre parlava, sudava come un cavallo e continuava a grattarsi insistentemente. Gli ho chiesto se aveva caldo, ma mi ha solo guardato male. Chissà cos'ha che non va. 7 luglio. Ultimamente il capo Irons si è recato spesso al laboratorio. Non so cosa faccia laggiù, ma sembra sempre preoccupato. Sembra più sconvolto del solito. Immagino che sia per le impossibili richieste del dottor Birkin. Il capo ha comunque la mia comprensione. Non se lo merita, dopo tutto quello che ha fatto per la città. 21 luglio. Bevo di rado perché sono di turno al cimitero, ma non credo di potermi lamentare visto che è così che mi guadagno il pane. Oggi il comandante Irons, 16 agosto. Oggi il comandante Irons è arrivato tardi, con un'aria più preoccupata del solito. Ho provato a scherzare con lui per tirarlo su di morale, ma non sembrava divertito. Ha preso il fucile e ha minacciato di spararmi. Sono riuscito a calmarlo, ma quel tipo deve avere dei grossi problemi. Sa che non può accedere al laboratorio senza il mio aiuto e la mia medaglia. E questo quello che significa servire e proteggere per il capo? 21 agosto. William mi ha detto che la polizia e i media hanno cominciato le loro indagini sull'Umbrella. Ha detto che le indagini riguarderanno tutta la città e che potrebbero addirittura cercare nelle fogne. Mi ha chiesto di sospendere tutte le operazioni negli impianti sotterranei dell'Umbrella fino a quando le indagini non saranno concluse. Le fogne continueranno ad essere utilizzate per il transito, ma ha sottolineato che dovrò stare molto attento e che perderò il posto di lavoro se qualcuno verrà a sapere di questa operazione. Va bene, una macchina per regolare la quantità di spazzatura, sì. Ah, poi ho dimenticato di dirvi che prima dove abbiamo rincontrato Ida, in mezzo alla spazzatura dovreste poi trovare un altro nastro per poter salvare, insomma, se siete d'accordo. E qui andiamo ad utilizzare di nuovo la manovella. In teoria ce la fa lasciare qui. No. Mi ricordavo di sì. Sì, saliamo. Non ci sono più gli insetti. Prendiamo le... Ah, ci sono gli zombie adesso. Qui ci basta correre, non serve stare ad affrontarli. E qua possiamo andare direttamente a questo porto, diciamo. Non posso passare, l'acqua scorre troppo rapidamente. Dispositivo identificazione, autorizzazione. Sul dispositivo sono incisi un lupo e un'aquila. Quindi ovviamente andiamo a mettere il lupo. E andiamo a mettere l'aquila. Bene. Via. Subito, immediatamente, prima che ci beccano i ragni. Così era. Questo sarà il T-103.
Ah, mi sfugge adesso. Che cosa c'è? Qui mi sa che non c'è mai nulla in nessuno degli scenari. Possiamo salire. Qui possiamo anche lasciare che sia da sparargli, credo. Non dovremmo avere particolari problemi, insomma. Qualcosa da prendere qui oppure? Vabbè, qui mi sembra che poi usando i comandi ovviamente fa anche tornare indietro, ma non ci serve. Anzi, direi che visto che stiamo andando un po' lunghetti questa volta, tra poco possiamo fermarci a salvare. Una pistola lanciarazzi, mi serve qualcosa per accenderla. Sì. Questa è una delle cose più strane del gioco, perché hanno posizionato questo cannone qui per... Ah, lui mi sembra... Ah, ok. Solamente per farci trovare quella chiave lì, ma... È un po'... Cioè, è una particolarità che ci può stare, però è... È strano, insomma, perché non è... Non era chissà quanto difficile da trovarlo. Più facile che di capire rispetto a capire come trovare la chiave speciale per l'armadietto nella stanza del sottoscala. Ah, quanto odio sta stanza, non si vede nulla. Questo qui, in teoria, non dovrebbe rialzarsi. Spero. Oh. Molto bene. E se non vado errato, c'era un modo per ottenere un altro rullino. Non so se l'abbiamo già ottenuto. No. File. No, file, ok. Gli arrivo... No, questa linea... La linea di foto B... No. C'era un file particolare che ci permetteva di capire dove trovare un'arma interessante. Però adesso non lo sto vedendo. Forse si trova dopo. Poi bisognerebbe tornare tutti indietro a sviluppare questo rullino. Non so se lo vado a fare.
comunque ci si svelava. Dove però poter ottenere un'arma particolare, che non so se è questa o se era nell'altra campagna. Mi ricordava dove poter trovare il cannone elettrico. Ma che? Non mi ha beccato proprio. In teoria dovremmo averli uccisi tutti. Oh, qui c'è il passaggio. Sì, quindi era allora nell'altra campagna dove ci mostrava che dal cadavere dove abbiamo preso le parti del fucile e si trovava il cannone elettrico. Ok. Quindi adesso il fucile sarà molto più potente. Però avrà anche un rinculo maggiore, quindi il personaggio finirà anche lì indietro. We finally arrived. There must be something hidden here. Va bene, io direi di concludere qui, visto che siamo andati veramente molto lunghi. Vi ringrazio per avermi seguito. Come sempre vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.